conosci il proverbio «chi va piano va sano e va lontano»? Sì, ma cosa c'entra con noi? Ora ti racconto. Noi abitiamo nella pianura padana, un luogo molto inquinato. Certo, siamo in tanti, con il traffico e le fabbriche che ci sono. E poi nella pianura padana il ricambio d'aria è più difficile. Alpi e Appennini la chiudono su tre lati. Siamo come in una stanza con una sola finestra. Non è possibile fare corrente per cambiare l'aria. Il traffico è uno dei principali responsabili dell'inquinamento atmosferico nelle città, con gli scarichi, le particelle di gomme e freni che si consumano. Non possiamo aprire una finestra sulla pianura padana, ma possiamo ridurre le emissioni inquinanti. Ma se non ho nemmeno la patente! È vero, ma anche noi possiamo fare qualcosa, perché cambiare le abitudini cambia le città. Allora facciamolo! Mobilitiamoci! Esatto, Mobilitiamoci è un progetto di ARPAE, Regione Emilia-Romagna, e dei CEAS, i Centri di Educazione alla Sostenibilità, che raccoglie le tante azioni che si stanno realizzando in molti territori per rendere la mobilità scolastica sostenibile e sicura e per ridurre l'inquinamento rendendo le città più vivibili e sane. Ad esempio, quando entro o esco da scuola, ci sono più auto che studenti, ma la maggior parte di noi abita ad una distanza da scuola che è possibile percorrere a piedi o in bici. E poi andare a piedi ci fa sentire meglio. Si sta in compagnia, vediamo le cose che ci stanno intorno. Infatti sono tanti i pedibus e i bicibus che sono nati in Emilia-Romagna e che permettono a tanti come noi di andare a scuola a piedi o in bici, accompagnati da adulti volontari in modo divertente e sicuro. E poi c'è la campagna Siamo nati per camminare. Sai che tutta la nostra scuola aderisce da 10 anni. È una iniziativa ideata dal CEAS Centro Antartide di Bologna insieme ai genitori antismog di Milano. Dal 2010 Siamo nati per camminare dimostra che si può andare da casa a scuola in modo sostenibile. Certo, anche noi ogni anno per le 2 settimane della campagna andiamo tutti i giorni a scuola a piedi o in bici. Costa meno, ci rende autonomi, ci fa stare insieme, non inquina ed è divertente anche sotto la neve. Pensa che negli ultimi anni scolastici hanno aderito più di 70 comuni, più di 1600 classi e oltre 34.000 bambini e bambine. Sai quanto inquinamento in meno e quanta felicità in più? Pensa se lo facessero tutti. È proprio questo l'obiettivo di Mobilitiamoci. Far conoscere le tante esperienze in atto, promuoverle e attivarle in tutti i territori. Comuni, scuole, genitori, centri di educazione alla sostenibilità. Bisogna passare dalla buona volontà di alcuni per migliorare i comportamenti quotidiani di tutti. Mobilitiamoci è un progetto aperto che ha messo insieme tutte queste iniziative e per diffonderle è nata anche una piattaforma digitale che si chiama Mobilitiamoci 2.0. Pensa che se inseriamo il mezzo con cui andiamo a scuola di solito, possiamo misurare il nostro contributo alla qualità dell'aria. Sono sempre di più le classi che vanno a scuola a piedi e in bici, riducendo l'emissione di inquinanti nell'aria. Dalla piattaforma infatti si possono ricavare i dati dell'anidride carbonica, degli ossidi di azoto e delle polveri sottili nell'aria, risparmiati da chi si muove in modo sostenibile. La piattaforma è uno strumento che nasce proprio per aiutare comuni, scuole e comunità a costruire insieme i piani di mobilità scolastica sostenibile e sicura. Perché se noi organizziamo un pedibus, ma non c'è una strada sicura, poi nessuno ci va. È vero. E magari il comune sta progettando una piazza bella e senza macchine ma lontano dalla scuola. Sì, per questo dobbiamo discuterne a scuola, parlarne a casa, farlo presente a chi pianifica le strade, le regole, i limiti di velocità, i mezzi di trasporto. Allora ogni scuola, in ogni città grande o piccola, può essere un punto di partenza per diventare tutti più sostenibili e inquinare meno. E creare gruppi e legami tra chi abita nella stessa città, per conoscerla meglio e volerle bene, per decidere insieme come farla diventare. Ho capito perché hai detto che chi va piano va sano e va lontano. In bici e a piedi andiamo più piano, ma inquinando meno, spendendo meno, aiutandoci gli uni con gli altri, possiamo fare tanta strada e grandi cose. Ok, andiamo piano, sani e felici, ma facciamolo in fretta.